serata a tutti e a tutti. Il Teatro di Vita mi sta trasformando in un lettore diplomatico. Ogni anno mi invita, lo faccio volentieri. E magari dopo aver letto questa lettera vi spiego brevemente perché. Ma siccome è abbastanza lunghetta, è meglio iniziare. Signore, signori e amici di Bologna, un saluto dagli abitanti di Coventry. Spero che stiate godendo un meraviglioso inizio di festival. Grazie mille per avermi dato la possibilità di inviare i pensieri e gli auguri della nostra città a voi tutti, in un'occasione così speciale. E grazie al sindaco Virginio Merola per avermi permesso di parlare attraverso di lui per dirvi qualcosa di Coventry. Vorrei poter essere lì di persona, sembra un evento magnifico. Congratulazioni ai Teatri di Vita e grazie per aver scelto un tema così bello per il festival, il cuore d'Inghilterra, parole che descrivono così bene la nostra città. Coventry è una città proprio nel cuore del nostro paese e come uomo nato e cresciuto a Coventry sono così onorato di essere il Lord Mayor. Noi siamo una città multiculturale che può essere un modello per le altre nel mondo. Visitate Coventry e vedrete una grande storia e un grande patrimonio, dalle evocative rovine della cattedrale alla nuova cattedrale, dallo splendido Guild Hall alla Holy Trinity Church. Ci sono il teatro e l'intrattenimento migliori, dai concerti in arena di star come Rolling Stone e Rihanna a splendide opere d'arte e mostre. Gli amanti dello sport di Bologna e i tifosi dei rossoblù ci conosceranno come la casa degli Sky Blues della Coventry City. Altri ci conosceranno per il rugby, la squadra di hockey su ghiaccio e la netball. Gli appassionati di musica ci conoscono come la casa di Tutone e nomi come The Specials e The Selector e più recentemente il gruppo rock The Enemy con fan in tutto il mondo. Siamo la città delle Tre Guglie, famosa per le nostre chiese e luogo della leggenda di Ladi Godiva che ha combattuto per la giustizia di tutti. Abbiamo ospitato re e regine e una volta il Parlamento. Coventry è risorta dalle ceneri della guerra per ispirare il mondo verso la pace e la riconciliazione e diventare una città per chi ha bisogno. Abbiamo una grande storia, proprio come Bologna. Ma come Bologna sappiamo anche come divertirci. Abbiamo le nostre grandi manifestazioni, il Motofest, in cui celebriamo il nostro ruolo di luogo di nascita dell'industria automobilistica britannica, e il nostro amato Godiva Music Festival, il Pride, in cui celebriamo la nostra fiducia nell'uguaglianza per tutti. La nostra città si sta dirigendo verso un nuovo brillante futuro, con università pluripremiate che attraggono studenti da tutto il mondo e portano una nuova vivacità nelle nostre strade. Dalla mia posizione si ha una visione unica di Coventry, uno sguardo molto privilegiato su ciò che rende la nostra città un posto così bello in cui vivere. E ciò che unisce tutte le molte parti della nostra città è la gente. La cosa migliore dell'essere Lord Mayor è che puoi incontrare così tante persone differenti, persone che mai avresti potuto incontrare. Nella nostra città ho anche accolto molti amici da oltreoceano, da paesi come Germania, India e Cina. Alcuni vengono per ragioni culturali o educative, altri per attivare commerci. Ma qualunque sia il loro scopo, parlano sempre dell'accoglienza calorosa che hanno ricevuto dalla gente della nostra città e del loro desiderio di ritornare. Persone di tutte le fedi e razze vivono a fianco in amicizia e condividono le loro tradizioni, le loro culture, le loro celebrazioni. Come città celebriamo il Natale, il Capodanno cinese, il Diwali indista, il Vaisakhi Sikh, il giorno di San Patrizio e molti altri eventi anniversari che significano così tanto per le molte comunità che hanno fatto di Coventry la loro casa.
Ho incontrato studenti e scolari, visitato moschee, templi, chiese, gurdwara Sikh e ho visto i nostri residenti raccogliere denaro, lavorare disinteressatamente per beneficenza e aiutare quelli meno fortunati. Le persone di Coventry accolgono gli altri, costruiscono comunità amichevoli e si prendono cura di chi ha bisogno. Ho sempre voluto farne parte ed è per questo che sono diventato consigliere locale. Come politico vuoi essere in grado di aiutare le persone, fare la differenza, dare ai nostri figli il minor inizio di vita e sono così orgoglioso di poter sostenere così la mia città. Ho sempre amato Coventry e essere Lord Mayor significa molto. Sono anche felice di avere l'opportunità di rappresentare Coventry e di dire agli altri in Inghilterra e in tutto il mondo che grande città è. Quindi, come potete vedere, abbiamo molto in comune. Con la nostra bellissima città gemellata di Bologna facciamo tesoro dei nostri legami con la vostra città e non vediamo l'ora di festeggiare il nostro 60° anniversario molto presto. È un legame molto speciale perché le nostre città condividono davvero tanto. Siamo entrambi al centro dei collegamenti di trasporto vitali per i nostri paesi e abbiamo una storia orgogliosa di produzione. Abbiamo sofferto a causa della guerra, ma abbiamo continuato a costruire città giovani e cosmopolite che affrontano un futuro brillante. Siamo centri di apprendimento e cultura che sono stati vitali per i loro paesi per centinaia di anni e amiamo e facciamo tesoro del nostro patrimonio e delle nostre belle chiese. Questi link comuni che troviamo con gli altri sono così incredibili e questo sarà uno dei miei ricordi più preziosi della mia esperienza come Lord Mayor di Coventry. Vedere quanto condividiamo con gli altri in tutto il mondo e incontrarli in amicizia. Coventry ha 26 città gemelle. Alcune di queste una volta sarebbero state considerate nemiche, ma ora siamo amici e condividiamo le nostre culture in modo da poter costruire un futuro migliore. Questa è una cosa molto speciale. Ed è una delle cose che celebreremo quando diventeremo la città della cultura del Regno Unito nel 2021. Useremo il nostro anno per mostrare agli altri i grandi amici che abbiamo in tutto il mondo, mentre celebriamo la nostra città e la sua gente. Sono sicuro che Bologna sarà in grado di offrire un buon consiglio, essendo stata capitale europea della cultura ed essendo tuttora città della musica dell'UNESCO. Spero che alcuni di voi vengano nella nostra città e si uniscono a noi per godersi musica, arte, sport e incontrare la nostra gente. E spero che negli anni a venire sempre più persone di Coventry visiteranno Bologna per conoscere la vostra grande città e partecipare al vostro festival. Mi è stato detto che è una meravigliosa celebrazione di teatro, musica, danza e molto altro ancora. Sono così felice di avere svolto un piccolo ruolo quest'anno e orgoglioso del fatto che in questo momento state pensando a Coventry, onorando la nostra città in un evento così meraviglioso. Spero che i nostri legami di amicizia crescano sempre più forti. Vi auguro buona salute e un felicissimo festival. John Blunder, Lord Mayor della città di Coventry. Applauso spontaneo. Bene, ho assolto il mio compito di direttore diplomatico, è molto bella questa cosa che mi fanno fare gli amici dei teatri di vita. Molto bello per due cose che voglio sottolineare. Avete sentito la descrizione di una città inglese. Avrete notato una cosa che fa parte proprio della cultura anglosassone. Il sottotitolo di questa manifestazione è, come sapete, il cuore dell'Inghilterra e Brexit. Avrete notato che il sindaco non parla assolutamente della Brexit, non ne fa alcun cenno. Mi fa venire in mente quella frase famosa di un,
di un altro presidente, sempre di cultura anglosassone, Giusto o sbagliato, è il mio paese. Non ne parla male della Brexit, ma la descrizione che fa della città di Coventry con la Brexit non c'entra nulla. La descrizione parla da sola. Questo capita molto spesso tra i sindaci. I sindaci di città paragonabili a quella di Bologna sono sindaci che fanno di tutto per mantenere una città aperta, con grandi relazioni nel mondo, e per continuare a essere una città accogliente e ospitale, e su questo costruire il proprio benessere e la propria civiltà. Non aveva bisogno di dire che per Coventry la Brexit è una brutta grana. Ha descritto Coventry. Con questa semplice descrizione, di cui io lo ringrazio, e spero che anche voi lo abbiate apprezzato, in pratica si dice una sola cosa, no? Adesso uso il termine teatri di vita. C'è un teatro di vita, ci sono tanti teatri di vita da costruire, ma le città sono il futuro di quello che continuiamo ostinatamente a chiamare Europa e che ostinatamente vogliamo che un giorno ci sia. Almeno io, Bologna senza l'Europa sarebbe una città in completo declino, ma siccome siamo e resteremo in Europa, grazie al sindaco di Coventry e grazie a tutti voi e soprattutto ai teatri di vita che ogni volta ci dimostrano che il teatro è molto importante. Io ho tanti desideri, ma non li trasformo sempre in diritti. Ho tanti desideri, ma siccome capisco che stare con gli altri bisogna essere liberi in modo responsabile, cerco di fare la recita migliore insieme a voi.